Cosa è venuto a fare mia madre? Se non veniva lei non c'ero neanche io. Cosa è venuto a fare mio zio? Cosa è venuto a fare? Cosa è venuto a fare? A parte quindi l'aspetto generale, cosa è venuto a fare, che non è neanche il caso di rispondere. Però, dal punto di vista dell'umanità, vediamo un po', cerchiamo un po' di inquadrarlo da quel punto di vista lì, perché altrimenti non esiste. Allora, l'umanità è semplicemente un'onda di vita. Cosa vuol dire un'onda di vita? Il padre crea e crea delle onde di vita. Incessantemente, l'universo è pieno di onde di vita. Una di queste onde di vita sono gli esseri umani, tali qua, tali qua. Se quel giorno il padre avesse mangiato aglio o cipolla, non lo so, ma questa è l'onda di vita che quel giorno lì ha detto, boh, onda di vita, cosa vuol dire onda di vita? Un'onda di creazione. Ogni onda di creazione ha delle caratteristiche. Quasi. Queste caratteristiche sono infinite. Cosa vuol dire? Che voi vi vedete, vi guardate qua, no? Vi guardate qua e mentre vi guardate potete dirvi, guardando voi, per esempio guardando voi, posso affermare che le forme possibili di vita sono infinite. Perché? Volevo dire, guardandovi si capisce subito. Cioè, cosa vuol dire? Perché ogni tanto c'è qualcuno che dice, cavolo, ho visto un extraterrestre, c'aveva un occhio solo, c'aveva tre orecchie, cavolo. Allora tutti lì dicono, cavolo, tre orecchie, cosa se ne farà? Perché anche questa è una domanda che segue quella di prima. Quando uno ha due orecchie, perché gliene deve crescere una terza? Perché sono delle domande molto profonde che... Comunque, quando vi vengono queste domande, scrivetele e mi mandate un bigliettino a Natale. Allora, ci sono infinite forme di vita. Queste infinite forme di vita seguono delle regole che non abbiamo neanche la minima idea. Questi sono gli esseri umani, telli qua, con due gambe più o meno, due occhi così, nel pianeta della polarità, con tre piani esistenziali, fisico, emotivo e mentale, telli lì. Esistono miliardi e miliardi di universi, quindi non di pianeti, ma di universi come quelli che vediamo di notte, quelli lì. Miliardi di universi con delle caratteristiche talmente diverse da essere inimmaginabili, incomprensibili e inimmaginabili. Non so se avete l'idea di quello che vi sto dicendo. No, eh? Immaginiamo di andare su un altro pianeta e che questo pianeta abbia delle caratteristiche diverse. Però, se sono tutte diverse, non so come spiegarle. Immaginiamo di andare su un pianeta dove ci sia A, M, S. No? Andiamo via da qua e andiamo su quel pianeta lì. Vedete? Astrale, mentale, smiblocco. Astrale, mentale, smiblocco. Ho capito svizzero. Allora, astrale, mentale, sì, dai, scusa. No, il blocco no, è un minimo, è un lo smib, eh? un minimo. No, lo smib. Smiblo che diventa blocco poi. Smiblo. Allora, Smiblo. E quel piano lì? È un minore. Ma non l'avete studiato prima? Ma questo è quello che ci capiterebbe nel pianeta, perché non riusciremo a capire. Non ci siamo. Ma va! Hai capito cosa ha detto? Non riusciamo a capire la parola perché è una cosa che non conosciamo, ha detto. Ma va, guarda un po'. Che... Ci ho messo 3 anni Ah, c'è 3 anni, capito? Pensa che lui sono 10 anni che... È vantaggioso perché è andato in Perù. Ah, ecco. Astrale, mentale, smiblo. Astrale, mentale, smiblo. Astrale, mentale, smiblo. Allora, beh, noi ancora fermo a... Allora, voi entrate in incarnazione lì, su quel pianeta lì, cosa succede? Ho capito, il pianeta verde, mezz'ora che mi stai menando, il pianeta verde. Esattamente, come fai a saperlo? Ci sono arrivato. Cosa fa? Allora, dai, Danilo, quando ti incarni lì, su quel pianeta lì, cosa succede? Oh,
che può cambiare la mia visione, la mia ottica, no? Di vedere le cose. Sì? Cioè? Proprio rifacendomi al discorso del pianeta verde, in cui parla forte, ci si evolve su tutti i piani, no? Si comunica in un modo diverso. Stavo leggendo l'altro giorno un libro che ed è interessante, questo lama che gli diceva, il discepolo, gli diceva proprio questo, ma questi fessi di occidentali, no? Non proprio così, no? Hanno inventato il telefono, no? E noi ci parliamo di telepaticamente da sempre, no? Non abbiamo neanche bisogno, no? Dice, questo, ecco. E quindi si può vedere questo grado di evoluzione. I mondi non sono tutti simili alla Terra, grazie a Dio. Probabilmente la Terra potrebbe essere il nostro inferno, tra parentesi, no? E quindi dove non è che si vibra a livelli molto, molto evoluti, ecco. Interessante, una caratteristica umana quella, di essere su un pianeta e voler essere su un altro, capite? Dice, grazie a Dio, dice, gli altri pianeti sono diversi. Cioè, è una caratteristica. Se voi andate su un bar, in un bar celestiale, su... Strametto primo. Permettimi questa piccola illusione. Sirio e Orione. Che non tutto sia come qua. I terrestri li riconoscete subito, perché dicono: da dove vieni tu? Porco di. Vengo dalla Terra, porco di su, porco di giù. È un po' come gli italiani che per la ciò cappadone non si ricordano. Gli italiani all'estero. Esatto. È una caratteristica del pianeta Terra. Allora, se io mi incarno su quel pianeta, cosa vuol dire? No? Arrivo nella pancia della mamma, ammesso che ci sia una mamma, là, non lo so, sarà una mamma, mettiamo che ci sia una mamma, arrivo lì e comincio a vibrare, no? Sono un punto di luce e incomincio a vibrare. La mamma mangia, cosa mangia? Cosa mangia la mamma? No, lo sapete cosa mangia? Cosa mangia? Le cose di quel pianeta. Le cose di quel pianeta, quelle lì. Mangia un po' di astrale, un po' di mentale, un po' di smipi. Oh, adesso io so cosa stai dicendo. Oh, bellissimo. Bim. Oh. Ma perché sto diventando sordo, non sento più. Vabbè, vedete, adesso è contento. Può affrontare qualsiasi viaggio nello spazio. L'importante è conoscere il nome del pianeta. Il resto ne frega niente, andiamo e via. Su basi solide bisogna partire, eh. Cosa troveremo là? Questo. Cioè noi siamo i grandi viaggiatori dello spazio. Noi partiamo all'avventura su un'astronave intergalattica. Perché? Per un pianeta sconosciuto con un coraggio da leone. Noi siamo disposti a tutto. L'importante è che ci dicano come si chiamano gli abitanti e che lingua parlano. E che ci sia la pasta asciutta. La pasta asciutta. Noi scendiamo sul pianeta X. E che ci siano donne. Dopo anni luce. Anni luce di viaggio. State sulla Terra. Atterriamo. Si apre l'astronave. Scendiamo. E le veline ci accolgono. No, scusa, c'è il parcheggiatore nella Napoletana. Importante. Allora, la mamma cosa mangia? Te lo lì cosa mangia? Mirlo. È un prodotto locale. Bene, allora io sono lì, metto in atto delle linee di forza che sono mie. Ammettiamo di andarci adesso, noi, adesso, tutti secchi, e cambiamo, andiamo su quel pianeta lì. Andiamo dentro la mamma, mettiamo in atto delle linee di forza. Queste linee di forza sono nostre. Cosa vuol dire? Vuol dire che
all'interno di mia madre raccoglierà del materiale, l'unico materiale che io riuscirò a gestire sarà il materiale dei due piani inferiori. Il materiale del piano superiore, il piano dello Schmibler, non lo conosco, non riesco a far niente, non lo so gestire. Cosa vuol dire? Che avrò intorno a me quel tipo di materiale, perché il pianeta ne è provvisto, lo Schmibler, sarà una sostanza tipica di quel pianeta, ma io sarò completamente cieco, sordo e muto nei confronti di questo tipo di materiale. Vedete? Non è semplice. Una pietra, no? Una pietra, che cos'è? È un qualche cosa che c'è sul pianeta Terra. Ha una coscienza, sì, che ha una sua coscienza. Strana, ha una sua coscienza. Questa pietra è sensibile a ciò che avviene sul piano fisico, è insensibile, assolutamente insensibile, su ciò che avviene sugli altri piani. Questo non vuol dire che la pietra non abbia intorno una sua, un suo campo mentale, ma è completamente insensibile. La pianta è sensibile sul piano fisico, sul piano eterico, ha qualche barlume di sensibilità sul piano astrale, ma è assolutamente insensibile sul piano mentale. Questo non vuol dire che la pianta non abbia una sua struttura mentale, ma non ha ancora imparato a interagire. L'animale, facciamo questo disegno. Allora, fisica, etere, astrale, mentale. Allora, vi ho sempre disegnato tre piani, però sapete che questi tre piani si possono anche disegnare in quattro piani. Vi è chiaro o no? Chiaro, sì, più o meno. Tre parole, ve lo dico, tre parole. Allora, piano fisico, sapete cos'è? Piano A, astrale, si riferisce al mondo delle emozioni, e il piano mentale si riferisce al mondo della mente. Il piano eterico è in realtà parte integrante del piano fisico, cioè i primi due piani praticamente sono uno stesso piano. Ovvero, ognuno di questi piani si divide in sette sottopiani, ognuno dei sette sottopiani si divide in sette sottopiani, ognuno dei sette sottosottopiani si divide in sette sottosottosottopiani, ognuno dei sette sottosottosottopiani si divide in sette sottosottosottopiani all'infinito. La prima divisione in sette sottopiani del piano fisico è denso, liquido, gassoso e quattro livelli di etere. Etere chimico, etere vitale e così via. Allora, quindi si può parlare su questo pianeta di tre piani del campo della personalità, tre piani fisico, emotivo e mentale, oppure in certe scuole di pensiero si preferisce parlare di quattro piani, però è la stessa cosa, dipende un po' da come vedete le cose. È molto utile a volte disegnare quattro piani invece che tre, con il fisico e l'eterico. Praticamente l'eterico è la parte fisica che non è misurabile attraverso i nostri strumenti di misura, ecco, però già ci sono migliaia e migliaia di persone che incominciano a percepire abbastanza facilmente il piano eterico. Ci sono anche delle scuole per percepire il piano eterico, anche perché chi fa terapia, che riesce a incominciare a percepire il piano eterico, è molto avvantaggiato, perché le malattie a livello eterico si colgono prima che si solidifichino sul piano fisico. Quindi vedete che grande vantaggio che c'è, perché se vedete una disfunzione su un piano che deve ancora incarnarsi, è chiaramente meglio per tutti. Quindi, avete capito? Allora, questo cosa vuol dire? Che in alcune scuole di pensiero voi sentirete parlare di quattro piani diversi: fisico, eterico, astrale, mentale. In altre scuole di pensiero sentite parlare di tre livelli, ma è la stessa cosa, è semplicemente per mettere l'accento. In effetti io ho sempre usato i tre, però adesso per farvi questo disegnino ve lo volevo fare a quattro. Allora, se già con lo Smith siete stati lì tre giorni, adesso con quello che faccio chissà che meraviglia.
Più o meno, poi ci facciamo qualche correzione. Che cos'è questo? A parte la chiesa col campanile. Il grafico del livello energetico di ogni piano. Ma neanche, non è neanche tanto detto una cazzata. Quasi quasi. Cos'è? Dai che è facile. Cioè, lo sconfinamento dei piani superiori. Il tettuccio. Il tettuccio. L'interazione che c'è. Ma vi siete telefonati o siete telepatici? La possibilità di passare da un livello all'altro. Sì, sì, certo, certo. Ma cosa corrispondono quei disegni? Minerali, vegetali, animali. Ecco, ecco. Minerali, vegetali, animali, uomini. In che senso? Orizzontale o verticale? Tutte e due. Verticale, la coscienza. Verticale? Non è che dovete... ve lo chiedo, Cosa vuol dire in senso verticale o orizzontale? Cioè, ho detto, no? Minerali, vegetali, animali, uomini. Quindi, questi sono minerali, questi sono i vegetali, questi non è? Oppure questi sono minerali, questi sono vegetali. Ah, sì, orizzontale. Orizzontale? No, perché qualcuno ha detto verticale. Io direi verticale. È spaziale. Diagonale, non può essere verticale. No, perché non può essere orizzontale. No, è croce di due variabili su un piano. Sia orizzontale che verticale. Non so. Verticale e ogni punto verticale al limite del fisico, del mentale, cioè dove può arrivare. Sì, sì. Sì, ma non è una cosa difficile, eh? È una stupidaggine questo grafico. Voglio farvi riflettere un po'. So che non amate riflettere. So che venite qua apposta per dire, boh, ci dice tutto lui. Vado a casa, bello a posto, come una bella mangiata. Sì, è molto semplice, è così. Allora, in senso verticale, il primo disegno rappresenta il minerale, il secondo disegno il vegetale, il terzo disegno l'animale, il quarto disegno essere umano, più o meno, adesso vediamo perché cosa vorrà dire. Allora, il minerale ha un suo corpo fisico, vedete? Ha un suo corpo fisico, cioè sul piano fisico ha una struttura organizzata, una grande struttura. Sul piano eterico, il piano eterico è il piano già delle sensazioni, della vitalità. Il primo livello è l'etere chimico, si chiama. Cosa vuol dire? È già la capacità di interagire. Perché la chimica è un'interazione. Un minerale e un altro si guardano, si vogliono bene, si uniscono. È così. Senza amore non succede niente. Se l'idrogeno e l'ossigeno si volessero male, noi non avremmo mai niente da bere. L'ossigeno che vale due, come cuore. Ma è così, eh? Nelle vostre scemenze, quelle che voi pensate essere scemenze, c'è una grande filosofia. È vero. Sarebbe un bel lavoro da fare. L'ossigeno non si mescola con l'idrogeno se non si ama. Infatti ci sono dei prodotti che non si piacciono tra di loro. Per esempio, i prodotti che si amano di più sono quelli per fare il cemento. Quelli si amano tantissimo. Si amano talmente. Cioè, quelli appena si vedono dicono: amore mio, si abbracciano, minchia, non li stacchi più. Che poi alcuni proprio per la paura di essere divisi. Cemento armato proprio, cioè, proprio che uno più bene di così, si vogliono benissimo, è vero, per dividere è un casino, è così, se non c'è amore non si unisce niente, affinità. Allora, quindi vi dicevo, il primo aspetto dell'etere è l'etere chimico, secondo l'etere vitale. Allora, i minerali sono svegli sul piano chimico, incominciano a interagire, e sul piano vitale, sì, alcuni minerali incominciano a essere svegli sul piano vitale, per esempio i cristalli. I cristalli sono minerali svegli sul piano vitale, ovvero un cristallo, oltre a essere un minerale, ha una sua valenza eterica, cioè una sua valenza energetica. Quindi nel campo dei minerali avrete dei minerali, cioè questo tipo di tettoia
sarà più o meno. Ah sì, ma puoi girare leggermente in modo che i riflessi. Sì, lei è contenta. Vediamo un po' che ti. Ma non c'è niente da vedere, sai che non c'è niente da vedere. È una casetta, cosa vuoi che sia? Allora, questo tentuccio può essere così o può essere anche più alto. Quindi, tutti i minerali, quasi tutti i minerali, hanno una leggera apertura verso il mondo chimico, verso il mondo eterico, e alcuni minerali, i più evoluti tra i minerali, toccano già il piano astrale. Vedete? Nel campo delle piante, le campo delle piante hanno un loro corpo fisico strutturato, un loro corpo eterico strutturato, cioè sono vive, le piante sono vive, hanno delle reazioni. La linfa che scorre, questo è un segno dell'etericità, è forza eterica la linfa che scorre. Alcune piante sono sveglie sul piano delle emozioni. Non tutte le piante, ci sono delle piante più evolute e piante meno evolute. Le piante meno evolute sono meno sveglie nel mondo delle emozioni, le piante più evolute sono più sveglie nei confronti del mondo delle emozioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che certe piante, se voi le accudite con amore, crescono meglio. E se voi non le guardate, crescono male. E se mettete la musica di Vasco Rossi, te le lì tutte morte il giorno dopo. E questo è un segno che le piante cominciano a capire qualcosa. Se poi mettete Giovanotti lì, proprio... Cioè le piante... vanno sottoterra e con la, sapete con il respiratore dico basta. Allora nel, così come nel campo dei minerali, i minerali più evoluti sono i cristalli, così nel campo dei vegetali ci sono i vegetali più evoluti, per esempio la rosa si dice che sia il vegetale più evoluto. E da cosa si capisce l'evoluzione di una pianta? Il colore, il profumo, la bellezza, no? E anche questa non è una stupidaggine, perché sembra che abbia detto una stupidaggine, no? Non è molto consapevole del fatto di dire sempre delle cose molto interessanti, ma allora nel campo degli animali, nel campo degli animali. Gli animali, ho disegnato male però. E guarda Danilo e poi fai. Faccio un disegno in base a. Ah, ecco perché. E lì la differenza tra il gotico e il romantico. Gli animali sono svegli sul piano fisico, svegli sul piano eterico, incominciano a essere nella loro totalità abbastanza svegli sul piano delle emozioni. Gli animali più evoluti sono svegli sul piano mentale, incominciano a essere svegli sul piano mentale. Per esempio cani, gatti, cavalli sono gli animali più evoluti, incominciano a essere svegli sul piano mentale. Gli esseri umani sono, è sbagliato per questo disegno, sono anch'essi svegli sui piani della fisicità e sono abbastanza svegli nel mondo delle emozioni. Non proprio così svegli, però i migliori tra gli esseri umani, perché in realtà sarebbe la far così, il disegno sarebbe così. Come vedete, gli animali più evoluti sono praticamente come gli esseri umani evoluti. All'interno chiaramente ci sono tante scale di valori. Gli esseri umani più evoluti incominciano a essere svegli sul piano della coscienza. Cioè essere svegli sul pianeta Terra, essere svegli al di là della loro personalità, vedete? Allora, eccoci qua entrare nel pianeta dello Schmidl. Oh. Se noi dovessimo partire domani e andare tutti incarnarci nel pianeta dello Schmidl, come saremmo? Basta sostituire questo piano col piano A con tutte le sue divisioni, questo piano col piano M, e dipende dal livello di coscienza del pianeta. No, livello di coscienza del pianeta ci conviene stare tutti molto più.
Non complicare, lascia stare adesso. Lascia stare adesso. Allora, noi entriamo in incarnazione su quel pianeta. Dove saremo? Da che parte saremo qua? Sì, sì, un animale. Direi, il disegno sarebbe probabilmente così. Forse probabilmente così. Probabilmente un disegno del genere. Avremo una fisicità astrale di cui saremo più o meno consapevoli, più o meno consapevoli, una vitalità astrale, perché questo è diviso in due, di cui dovremmo diventare consapevoli. Ve lo spiego subito cosa vuol dire. Cioè, fino a qua ci siete arrivati, no? Siamo sul pianeta così, quindi avremo addosso un corpo astrale. In questo corpo astrale noi saremmo svegli? La domanda è, saremmo svegli in un corpo astrale? Sì. Dipende, questo è. Dipende, è assodato. Beh, svegli sì, ma non consapevole. Ma sveglio significa consapevole. Dici di sì. Sì, è una riflessione da fare. Per esempio, di notte siete svegli? Non ditemi la stupidaggine che state dormendo, quindi non potete essere svegli. Vi prego. A volte sì. Ah, vedete allora? Io ho detto domani mattina, cioè vi ho detto, noi oggi lasciamo questo pianeta e andiamo su un altro. Non vi ho detto tra un milione di anni. Domani mattina. Cosa vuol dire? Che non tutti quanti noi saremo svegli sul piano astrale. Perché anche qui non lo siamo. Cioè non è che, capite, queste sono riflessioni normali, sembra un discorso strano, ma sono riflessioni normali. Quando lui dice giustamente ogni tanto ci svegliamo in astrale, è proprio così. Vuol dire che incarnandoci su un pianeta con un'alta vibrazione, qualcuno di noi sarà più sveglio rispetto ad altri. I migliori terrestri saranno svegli, e lo sono già adesso. Cosa vuol dire? Per migliori intendo quelli più evoluti. Gli esseri più evoluti sul pianeta Terra, gli esseri umani più evoluti, sono svegli anche sul piano astrale. Vuol dire che posseggono la continuità di coscienza, si chiama. Cioè passano dal piano di veglia diurna al piano di sonno notturno senza staccare. Si addormentano, ma in realtà il loro corpo che si addormenta, la loro coscienza resta vigile in un altro involucro, che è l'involucro astrale. Vedete? Allora, se tutti quanti noi adesso dovessimo cambiare pianeta, andare su un pianeta dove la fisicità, la parte più pesante, è rappresentata dall'astrale, tanti di noi dormirebbero, praticamente come adesso, quindi non cambia tanto, non cambia neanche tanto, alcuni esseri umani sarebbero svegli. Lo vedete? Sul piano mentale, che cosa riusciremo a fare in questo nuovo pianeta? Sul piano mentale saremmo in grado, seguitemi bene perché sembra difficile, ma non, saremmo in grado di distinguere ciò che appartiene a quel mondo. Cosa vuol dire? Se io vado da una pianta e le parlo, questa pianta non percepisce il senso delle mie parole, può tutt'al più percepire la fisicità delle mie parole. Non so se vedete, se voi parlate col vostro cane, per tanto sforzo che faccia di ascoltarvi, potrà avvicinarsi a un'idea di mente, ma non sarà in grado di cogliere le vostre parole come se le vostre parole avessero un senso. Capite cosa voglio dire? Vuol dire che gli animali più evoluti sono sensibili al piano mentale, ma questo essere loro essere sensibile non si traduce automaticamente nell'essere consapevoli di ciò che accade su quel piano. Cioè, se io parlo a un animale, quello mi guarda e vede che sto parlando, ma le mie parole non hanno un filo logico, capito? La stessa cosa per noi su quell'ipotetico pianeta. Ecco che noi saremmo quindi con un corpo astrale più o meno svegli lì dentro, a tratti, sensibili a ciò che accade sul piano mentale, perché già lo abbiamo imparato qua, ma assolutamente separati dal piano dello Schmidl. Lo smiblo, che chi è arrivato adesso si dirà che siamo pazzi. tipo cozza, oh, finalmente avete capito, tipo cozza, avete capito?